Ciao a tutti ragazzi, io sono MerloCraft e oggi siamo qui in un nuovo mod spotlight sulla mod Applied oddio c'è un coso, vabbè. Sulla mod Applied Energy Six. Oh yes, oh yes. Oddio, sono caduto. Allora, siamo qui nella Applied Energy Six, sul mio nuovo mondo, con ho messo giusto due o tre mod, la Thermal Expansion che già conoscete, la Industrial Craft 2 che presto conoscerete, spero di fare un mod spotlight anche questo, anche su questa, e la Applied Energistics, che è quella su cui ci incentreremo oggi. È una mod veramente fantastica, a me piace moltissimo, ma senza chiacchierare, senza far papare, andiamo subito a vedere su cos'è e andiamo a parlare della Applied Energistics. Allora, questa mod comincio subito col dire che è sull'immagazzinare oggetti in una maniera intelligente e pratica. È veramente molto utile, è una delle mod che a me piacciono di più e è anche molto complicata e molto, molto, come si dice, molto, richiede molti materiali, ecco, insomma. Quindi io consiglio di giocarci e di cominciare a fare il vostro piccolo coso quando siete già abbastanza avanti nel gioco. Ovviamente, se avete visto la Murikacraft e noi non avevamo voglia di aspettare, abbiamo provato un po' a cominciare, ma per le cose veramente faiche dovremmo aspettare anche noi, perché non è che ci tiriamo fuori i materiali dal... Comunque, cominciamo subito. La prima e unica cosa che voglio farvi vedere della Applied Energistics è il Citrus Quartz Ore. E intendo che sia la prima e l'ultima cosa che voglio... Oddio, si è buggato lì sopra. Che è la prima e l'ultima cosa che voglio farvi vedere, come si può dire, nella World Gen. Sono le cose che si generano automaticamente nel mondo. Questo lo troverete in caverna. Allora, adesso lo metto un po' qui per dimostrare. Ci prendiamo un pickaxe. No, wait, ci prendiamo una drill, una giga mega trivella super gigiosa. Mettiamo in modalità sopravvivenza, vedete, voi dovete prendere, spaccarli, e da questi ne otterrete del Citrus Quartz, e ci sarà una probabilità che vi venga anche del Citrus Quartz Dust, ovvero la polvere di Citrus Quartz. Vediamo, ecco, vedete che mi è appena arrivata della Citrus Quartz Dust. Questa è l'unica cosa che potrete trovare nel mondo spawnato naturalmente, anzi, già che ci sono, io direi di prendermi anche l'armatura quella faiga. Adesso, voi non fate caso che non sapete ancora cos'è, ma praticamente è un'armatura che mi piace avere addosso perché mi fa muovere più veloce e sono più comodo. Allora, appunto, questo quarzo ne avrete veramente bisogno. Un'altra cosa molto bella della Applied Energy Sticks è che permette, offre un modo molto early game, l'avete visto anche nella nostra serie. Un metodo per polverizzare e duplicare i vostri materiali molto presto nel gioco. Quindi prendiamo questi due oggettini e un, non lo so, iron, un pezzo di ferro grezzo. E al posto di usare per esempio il vostro pulverizer, potete piazzare la grindstone, metterci sopra un food and crank, aprirla, piazzarci dentro tutto ciò che vorrete, quindi per fare più in fretta io di solito ne metto così. Ecco, e cominciare a tenere premuto qui e a girare. Vedete che adesso uno di questi si sarà spostato qui e qui non si potrà più essere rimosso. Continuando a girare, a girare, a girare, a girare, a girare, a girare. Ancora no. Ah, in teoria dovreste tenere d'occhio il Wooden Crank perché a un certo punto dovrebbe fare un piccolo scattino per dimostrarvi che il vostro Iron Ore è stato tramutato in due Iron Dust. Questo è utile da fare soprattutto, soprattuttissimamente, col vostro Citrus Quartz, perché un pezzo di Citrus, se guardiamo qui, un pezzo di Citrus Quartz, ah non c'è qui, peccato. Comunque un pezzo di Citrus Quartz vi darà 4 polverine di Citrus Quartz Dust, e se riuscirete a prendervi proprio il Citrus Quartz Ore, quello grezzo, vi darà ben 10 polverine che potete usare in tutti i vostri crafting. E quindi sì, molto utile soprattutto per chi è all'inizio del gioco. Poi se abbiamo i mega pulverizzatori eccetera eccetera, questo comincia a diventare un po' inutile e sembra una presa in giro. Comunque sì, molto molto. Ma cominciamo subito a parlare del vero obiettivo di questa mod, ovvero immagazzinare gli oggetti. A questo scopo vi servirà un ME controller. Questo è il boss di tutto il sistema, è il blocco a cui dovrete dare la corrente di energia, quindi adesso io prenderò velocemente una Creative Energy Cell. Già sapete cos'è, vero? Quindi non so neanche spiegarvelo. Darà energia infinita a questo blocco. E vedete che adesso ha pieno di energia. Se adesso lo metteremo su MJ, dovremo vedere che all'interno ha abbastanza 200.000 di questa energia. Che è tantissimo perché, a parte il fatto, musica di merda, che continuerà a continuare a... scusate.
Ogni volta che ne userò un poca, continuerà a dargliene altra e altra e altra fino all'infinito e oltre. Ad ogni modo, prendiamo degli Emmy Cable, che sono i cavi di questa mod, e dovrete ricordarveli perché sono i cavi che vi serviranno per connettere tutto. E proviamo a connettere qualcosa. Piccola nota, i blocchi di questa mod si condividono le informazioni tra di loro. Quindi per piazzare per esempio questa chest, che è la Emmy Chest, non ci sarebbe bisogno del cavo, io potrei piazzarla anche così. E funzionerebbe lo stesso perché questi due sono in contatto. Però io pullo del cazzo un attimo. Muori. Pullo di merda. Mi hai fatto anche distruggere l'energy cell. Oddio. Oddio. Va bene. Ok, così è molto meglio. Appunto, piazziamo questa energy cell, che a me, questa, sì, questa energy cell, questa Emmy Chest, e vedete che per adesso non può fare niente. Innanzitutto perché, non dico che non ha corrente perché ha corrente, ma gli manca un disk drive, un disk e basta. Se noi cerchiamo, oddio, come si chiamano? Emmy disk. Wait, allora, mod, applied energy sticks. Questi qua sono gli storage. Sono dei dischetti, sono praticamente dei dischetti che ci sono di quattro diversi tipi, che servono per immagazzinare gli oggetti. Sono, come dire, delle chiavette USB, dei dischi e dei CD, dove potremo inserire degli oggetti. Avranno dei limiti, vedete, questo potrà contenere 1024 byte al massimo e 63 tipi di oggetti. Cosa vuol dire? Allora, i byte sono delle misure che sono utilizzate da qui, per esempio mi pare che la cobblestone valga 2 byte, adesso ci sono tutte sulla wiki di questa mod, adesso io non me le ricordo e purtroppo il gioco non le fa vedere, però in ogni caso ogni oggetto usa dei byte, qualsiasi oggetto, quelli sconosciuti ne useranno 10 mi sembra. Ad ogni modo, in questi storage potrete inserire i vostri oggetti, massimo 63 diversi tipi di oggetti, per esempio se adesso provassi a mettere tutti questi oggetti, quando arriverò al 63esimo oggetto non potrò più inserirne un altro perché abbiamo finito lo spazio. Infatti abbiamo già utilizzato i 63 tipi concessi. Un 64esimo tipo di oggetto diverso dai 63 già inseriti non ci sta. Attenzione, perché per esempio i picconi, le armi, tutti gli oggetti che hanno una durabilità, come questa, vedete, durabilità massima, ogni oggetto con una durabilità diversa da un'altra sarà automaticamente un tipo diverso di oggetto. Quindi 63 spade con 63 tipi di durabilità diversi, 1 a 10, 1 a 20, vi occuperanno il vostro disco. Proviamo a inserire il disco da 4K e vedete che tutto è diventato felice. Per esempio, se noi adesso prendiamo tantissime di queste cose e le inseriamo tutte qui dentro, vedete che adesso ne abbiamo qui dentro 960, tutte 960, e non abbiamo ancora finito a dire la verità, 1152, tutte in un solo spazietto, quindi in un solo tipo di oggetto, e vedete che abbiamo utilizzato 176 byte e un tipo di oggetti. Più o meno avete capito cosa ci si può fare, adesso possiamo prenderli, esportarli, spostarli dove ci piace a noi. Appunto, potremmo decidere di metterle in base all'ID, al nome, al numero di oggetti che abbiamo, decrescente o crescente. È un sistema veramente molto bello. Però, sinceramente, io non ho mai usato tanto queste chest, perché preferisco usare gli MI Drive. Adesso ne metterò pochi. Ne metterò 4, penso, perché io è il numero che di solito uso, e li riempirò tutti di 64K storage cell. Praticamente sarà un numero enorme di storage cell, perché vedete che questi Emmy Drive sono praticamente dei posti dove noi possiamo mettere i nostri storage. Qui dentro ce ne stanno 10 per ognuno, quindi in totale saranno 40 storage che potranno contenere ognuno 63 tipi di oggetti e 65.000 erotti byte di oggetti. Veramente tantissimo, però ricordatevi che più Emmy Drive, più cose avete collegate, più energia userà il controller, e quindi vedete che qua possiamo già guardare che abbiamo 4 Emmy Drive, 2 cavi e una chest. 4, 2 cavi e una chest. Quindi ci sentiamo quando li ho riempiti. Molto bene, li ho riempiti tutti, vedete che abbiamo tutti i nostri cosi. L'unico problema è che al contrario della Emmy Chest, dove magari anche qui metteremo uno di questi, e vedete che gli oggetti non ci sono più perché erano messi nel dischetto, quindi togliendo il dischetto si sono tolti anche gli oggetti. Noi, al contrario della chest, non potremmo accedere agli oggetti che ci sono qui dentro, non potremmo neanche inserire oggetti. Come possiamo fare? Possiamo prendere un access terminal, access con due C, terminal, oppure la sua versione upgradata che vi farò vedere tra un attimo, attaccarlo al sistema, e vedete che adesso da qui noi potremmo inserire gli oggetti qui dentro. Per esempio questo mi serve però, metterò questo, mettiamo tutto e poi togliamo solo il cavo che penso che mi servirà.
E vedete che si sono tutti andati a mettere qui perché è la prima destinazione disponibile. Se io per esempio volessi che vadano qui, posso cambiare la priorità, metterla a 2, che è più alta di tutto il resto del sistema che ha 1. E adesso se noi togliamo un oggetto e lo rimettiamo, dovrebbe essere andato in questo dischetto. Visto? Grandioso! E se noi metteremo questa priorità meno così, praticamente solo quando tutto il resto sarà pieno, gli oggetti andranno qui dentro. Figo, vero? Questo è perché a me piace questa mod, ragazzi, è veramente stupenda. Torniamo a mettere tutto a priorità 1, così è tutto normale. E continuiamo, perché l'access terminal, sinceramente, è un po' noioso dopo un po'. Per questo abbiamo il crafting terminal, che è la sua versione molto più potenziata e molto, molto più utile. Quello che fa questo oggetto è più o meno avere, adesso mettiamoci dentro un po' di legno, così mi sarà più facile dimostrarvelo, avere anche una crafting table qui integrata. Vedete che adesso noi prenderemo, per esempio faremo una chest e lui prenderà il legno per fare le chest, sebbene noi avremo questi qua solo uno, da qui dentro. Fantastico, e poi clic e cancellerà tutto. Questo, e forse anche l'access terminal, non me lo ricordo, sì, hanno una funzione veramente stupenda. Possiamo sincronizzarli con la nail, che è questa qui. Per esempio, se io qui scrivo chest, potrò guardare la chest, fare R, no, non fare R perché non me lo lascerà fare, perché sono nell'access terminal, giustamente. Ad ogni modo, vedere come si craftano, guardare, craftarmeli qui, prendere ciò di cui ho bisogno, craftarlo e prenderlo direttamente dal mio sistema, dai miei oggetti che sono messi qui dentro. Questa cosa è veramente grandiosa. A me piace veramente, soprattutto il crafting terminal lo trovo veramente, veramente, veramente utile. In ogni caso, almeno per me, cioè sono anche abbastanza fighi come texture, a me piace. Soprattutto qua che vedete questo puntino verde vuol dire quando è tutto ok. Quando diventerà arancione vuol dire che avrete esaurito i tipi di oggetti, quindi in un dischetto, per esempio in questo dischetto che sarebbe questo, avremo esaurito i tipi di oggetti. E quando sarà rosso vorrà dire che avremo finito i byte. Quindi proprio non potremo più metterci nulla di nulla. Ad ogni modo potete vedere che ci sono vari tipi di cavi, come per esempio adesso prendo quello verde, quello rosso, e ci sono tutti i tipi di cavi, non cambia assolutamente niente dagli altri tipi di cavo, al contrario che se io ci collegherò qualcosa, adesso magari questo teniamolo collegato, qui metterò un, non lo so, un access terminal, datemi un access terminal, grazie, diventerà anche lui nero, vedete? Se questo cavo lo farò diventare rosso, non si connetteranno tra loro, giusto? Questa è una cosa importante, se voi volete avere due linee di cavi che passano vicine senza farle connettere, potete usare due colori diversi. E se io ci connetterò qualcosa, perché non sta funzionando, se io ci connetterò qualcosa, diventerà automaticamente del colore del cavo. Niente, tutto normale, solo una piccola cosa. In più abbiamo anche il dark cable, che invece questo è molto utile. Vedete che ha una texture leggermente diversa dai cavi normali e ciò a cui serve è veramente fantastico. Proviamo a prendere una chest. Inseriamoci dentro uno storage coso qui, non mi ricordo mai come si chiama. Mettiamo quello da creativa che può contenere infiniti tipi di oggetti. Perché non sta funzionando? Perché il dark cable è spento. Infatti questo dark cable funziona a energia di redstone, come quella della lieve, eccetera. Piazzandola vicino potremo attivarlo. Vedete che adesso la nostra chest sarà operativa. Disattivarlo e vedremo che la nostra chest non sarà più operativa. Quindi è un buon metodo per accendere e spegnere i vari sistemi. Potremmo creare vari sistemi, per esempio dire qui voglio tutta la cobblestone. Se però qua, per esempio, c'è tutta la cobblestone e non voglio vederla, qui dentro, piazzare una, per esempio, faccio una piccola dimostrazione, prendiamo tutto il legno fuori di qui e mettiamolo in questa chest qui. Mico. Perché non sta funzionando? È questa che ti dà fastidio? Storage. Prendiamo una 64K. Sì, boh, era quella da creativo che gli dava problemi. Inseriamola qui dentro. E vedete che adesso noi apriremo potremo vedere il legno. Oh, però io non voglio vedere il legno, mi sta antipatico. Shift, plus, e qui non c'è più il legno. Molto, molto utile. Veramente, questo è uno dei cavi con utilità, perché gli altri alla fine cambiano solo il colore, sempre se non vogliamo fare due vicini. Prossimo passo, lo storage monitor. Vedete che qui il nostro muro si sta continuamente ampliando. Lo storage monitor è abbastanza inutile, almeno da come lo trovo io. Bisognerà prendere un tipo di oggetto, che per esempio nel mio caso sarà il legno, cliccarci sopra col destro e vedrete che inseriremo quel tipo di oggetto e vedremo che adesso ne abbiamo 223.
inseriamone un altro, si aggiornerà. Non potremo farci nient'altro, è solo per vedere quanti oggetti abbiamo al momento. Col clic destro si pulirà e potremo mettere per esempio un altro oggetto come l'M Drive. Vedete che adesso abbiamo 0, lo inseriamo e ne abbiamo 1. Abbastanza inutile? Utile? Non lo so, decidete voi. A me sinceramente non l'ho mai usato per così tante cose. Non lo trovo così utile come altre cose di questa mod, come per esempio i disk drive, che li amo, cioè proprio viva i disk drive. Ui. E sì, per chi l'avesse notato, scusatemi per la voce, ma ce l'ho un po' giù, quindi GG, insomma. Sorry. Cominciamo a dare un'occhiata a delle cose un po' più avanzate in questa mod e mettiamo una chest qui. Uff, no, la mettiamo qui davanti perché qui davanti mi piace di più. Così. Cosa possiamo fare con questi import ed export bus? Praticamente sono dei tubi che adesso andiamo a collegare rapidamente. Allora, dei cavi qui. E vedete che potremo piazzare un import bus che si collegherà. E praticamente quello che farà sarà importare degli oggetti, per esempio del legno, dalla chest nel sistema. Importa dall'inventario nel sistema. Vedete che è anche abbastanza lento e sta continuando a importarli. Non potremo aprirlo, non ha un'interfaccia, non potremo farci assolutamente niente. Se vorremmo essere un po' più precisi, c'è il Precision Import Bus. Eccolo qui. Allora, prendiamo la Crescent Hammer. Ah sì, questa mod è compatibile con la Thermal Expansion, quindi la sua chiave inglese funzionerà. Ed ecco che mettendolo così, sarà essendo la stessa cosa di prima, però potremo dirgli Stack Move, quindi muovere interi stack di oggetti. Adesso prendiamo del legno per mostrarlo meglio. Ehi, perché non sto muovendo tutto? Bene, vedete, ecco, vedete che sta muovendo tutti gli stack uno alla volta. E in più potremo scegliere dei filtri, per esempio dire solo chest. E se noi adesso andremo qui, questo non sarà più permesso fino a quando non toglieremo la chest e quindi sarà andato all'interno del sistema. Molto bello, in più avremo la nostra modalità della redstone, ovvero potremo dirgli di essere attivo senza un segnale di redstone, quindi così. Essere attivo solo con un segnale, quindi solo per esempio con una leva o cose del genere. Essere attivo una volta per pulsazione, ovvero un segnale, un oggetto, fine. Un altro segnale, un altro oggetto, eccetera, eccetera. Al contrario, potremmo mettere degli ex... Anzi, no, ce n'è uno, scusatemi, ce n'è uno ancora, che è il Fuzzy, che è questo qui bianco, che praticamente avrà questa funzione in più rispetto al Precision, che sarà la Fuzzy Comparison. Cosa potremmo fare? Ovviamente, quello che dicevo prima, gli archi, tutte le carate, che hanno delle diverse durabilità. Per esempio adesso prendiamo dei piccazzi di stone. 1, 2, 3, 4. E vedete che adesso hanno tutti un diverso danno. Questo ha 130 su 131, 129, 128, 127. La durabilità che vi dicevo prima. Se noi adesso metteremo un filtro, adesso mettendo per esempio così, metteremo un filtro su quello 127 e inseriremo gli altri. Anche se sono picconi di stone, non li inserirà nel sistema se non quello a 127. E solo quando ci sarà quello a 127 li metterà dentro tutti. Adesso riprendiamo, vedete che comunque occupano tutti un tipo diverso di oggetti. Se però noi metteremo l'opzione Match Any, che è quella per cui vorreste usare questo, e metteremo come filtro quello a 128 per esempio, quello da 128 sarà abilitato a entrare, vedete che è entrato, ma anche tutti gli altri oggetti che si chiameranno Stone Pickaxe. Tutti gli oggetti danneggiati faranno lo stone, la stessa cosa, entreranno nel sistema. Abbiamo anche gli oggetti che fanno al contrario, che sono gli export bus, ovvero mettono dal sistema dentro un inventario. Questi possiamo dirgli, hanno un'interfaccia, gli export bus, per esempio possiamo dirgli stone. Quello che vuol dire è che tutta la stone presente in questo sistema, adesso prendiamo, magari mettiamo anche questi per dimostrare poi, prendiamo tutta la stone dentro questo sistema e sarà molto lentamente per questo quello basico, ma sicuramente, adesso ho rotto tutto, chest, molto lentamente ma sicuramente andrà a riempire questa chest con la nostra stone. Fantastico. Ovviamente anche qui ci sono i soliti upgrade. C'è il Precision Export Bus, che farà la stessa cosa del Precision Import Bus. Potremmo filtrarne fino a 8 e selezionare la Stack Mode. Quindi mettiamo la stone e vedete che adesso che è in Stack Mode avrà portato tutti i nostri bellissimi stack di stone all'interno della chest. L'ultimo che abbiamo è il
Fuzzy Export Bus che funzionerà come il Fuzzy Import Bus, vedete che avrà anche qui, opsì. Ok, l'opzione meceni eccetera eccetera, quindi potremo fare in modo che tutti i picconi, anche se danneggiati o non, vadano all'interno del sistema. Vedete che adesso io col meceni metterò questo piccone e tutti gli altri saranno già all'interno della chest. Molto molto comodo, veramente molto bello. L'ultima cosa che abbiamo è lo storage bus. Anche di questo c'è una versione Fuzzy, ma non vado neanche a illustrarvela perché ormai sapete già cos'è. Lo storage bus praticamente permetterà agli altri inventari che non sono in AME chest, quindi per esempio questa chest normale, di comunicare col sistema AME. Intanto potrete vedere che potremo fare dei filtri e potremo guardare qui dentro e vedere che tutti i picconi della nostra stone sono visibili e potremo, per esempio, tirare fuori uno stack di stone, vedete che adesso ce ne sono 1, 2, 3, vabbè, tirarne fuori uno stack e vedete che adesso qui è andato uno stack. Potremmo interagire con questa chest come se fosse parte del sistema. Potremmo anche mettere, per esempio, un filtro, quindi stone, e quindi qui adesso vedremo solo la stone. Se gli diremo se gli diremo rejected, in teoria non dovremmo più vedere la stone perché è rifiutata dal nostro sistema. Però se noi faremo allowed potremo vedere che vedremo ancora la stone. E questa è una cosa veramente figa. Molto figa. Troppo figa. Mi piace troppo questo storage bus. E adesso, perché non si vedono più? Ho rotto qualcosa? Lol. Va bene, piccolo fail. Comunque adesso si dovrebbero vedere. Esattamente. Questo l'ho usato tantissimo, è uno di quelli che mi piace molto, molto, molto. Ok, allora siamo intorno ai 20 minuti di video e quindi abbiamo quasi concluso la prima parte di questo spotlight. Infatti si articolerà su due parti o penso addirittura tre parti perché veramente c'è tantissima cosa da fare, ci sono tantissime cose da dire e da fare. Un'ultima cosa che però voglio farvi vedere è il level emitter. Adesso lo colleghiamo qui come se fosse un cavo, magari che ruoti si è ruotato verso questa direzione e vedete che potremmo dirgli emetti un segnale di redstone quando nel sistema ci saranno per esempio stone 64. Vedete che adesso è attivo perché nel nostro sistema ci sono 64 128 blocchi di stone. Se però noi toglieremo tutta questa stone, lasciandone solo 65 non lasciati, no, 1, ne metteremo un poca che però non raggiunga i 128, quindi togliamone qua e prendiamone un poca così. Ok, vedremo che adesso non starà più emettendo un segnale di redstone, anzi se io prendo della redstone effettiva, quindi redstone, potremo vedere che il segnale è offline. Fino a quando non inseriremo della stone per far arrivare al numero preciso e vedrete che la redstone sarà online. Yes! Questo io non lo userei molto per la redstone quanto come segnalatore di quanti oggetti abbiamo all'interno. Tipo, prendiamo la stone, gli diciamo quando acceniti quando abbiamo X, così vedremo che siamo al punto critico e magari possiamo fermare un macchinario che ce la sta facendo ricavare. Punto di domanda? Non ne trovo molta utilità, ma è carino. E con questo penso che siamo arrivati a un buonissimo punto per concludere la prima parte di questo mod spotlight. Abbiamo visto come funzionano le basi dell'Applied Energistics, abbiamo visto gli import e gli export bus, abbiamo visto gli EMI drive con tutti i disk storage e spero che cominciate già a capire qualcosa di questa mod. Capite anche voi che è molto meglio utilizzare questa mod per immagazzinare i propri oggetti piuttosto che mettere le classiche chest, una qui con sopra il cartellino qui c'è la cobblestone, qui c'è la cosa, quando io posso direttamente accedere da un blocco a tutte le mie cose che sono in 4 rispetto che a 3000 chest e potrò cercare stone e trovare tutte le cose che sono belle e in più che è compatibile anche con quest'altra mod che è la Not in Aug Items, quindi se io scrivo torch qui verrà la torcia, io potrò cercarla e inserirla nel sistema, è fantastico, è veramente fantastico. Ad ogni modo, io penso che qui sia stato un buon punto, vi rimando ai prossimi video che caricherò e vi ricordo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, lasciare un mi piace, eccetera, eccetera. Magari lasciarmi un commento per farmi sapere se vi sta piacendo questa mod, per spiegarmi se state capendo qualcosa, se non avete capito qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque per adesso, ciao!
Vi ricordo di iscrivervi al canale, iscrivervi anche al canale di Epic Pasto che trovate nella descrizione, good friend, together, iscrivetevi, eccetera, eccetera. Io vi mando i prossimi video che caricherò e ciao ragazzi, Merlocraft della sua Quantum Sweet Armor vi saluta, yeah!